sta cercando di dissotterrare qualcosa là fuori. Dobbiamo avvicinarci abbastanza per dare un'occhiata a ciò che sta facendo. Ragazzi, è Jeff! Esatto, è proprio lui! Jeff l'assassino è nel nostro giardino, proprio ora! Salve! Polizia! Abbiamo una situazione di emergenza! Jeff l'assassino in persona è in questo momento in casa nostra! Questi poliziotti sono professionisti, guardate, lo stanno circondando, lo stanno circondando! Salve a tutti, ragazzi! Mi chiamo William Bruno, ho delle informazioni interessanti per voi! Guardate, in questo momento Alina sta spalando la neve nel nostro giardino. In realtà non ha mai fatto questo tipo di lavoro e in generale non le piace affatto il lavoro fisico, ma ora sta cercando di dissotterrare qualcosa là fuori e sono sicuro che quel qualcosa è davvero sepolto lì sotto, perché l'ho seguita ieri sera. Ha scavato una buca laggiù e ha seppellito una specie di scatola strana e ora sta cercando di dissotterrarla, a quanto pare. Ecco perché voglio controllare insieme a voi. Dobbiamo avvicinarci abbastanza per dare un'occhiata a ciò che sta dissotterrando. A proposito, ho anche questa fantastica tuta mimetica. In questo modo Alina non saprà mai che sono io. Adesso ve la mostro. Ragazzi, guardate la mia mimetica da albero. No, un po' più a sinistra, così, guardate. Sembro proprio un albero. Quindi Alina sicuramente non mi noterà, perché beh, non c'è niente di strano in un albero. Cosa potrebbe mai fare? Ragazzi, mi è venuta la fantastica idea di fingere di essere un albero vero e proprio. Ok, ora Alina sta ascoltando la musica, quindi ho ancora più possibilità di avvicinarmi. Non sentirei i miei movimenti furtivi, Ragazzi, sono molto vicino, ma purtroppo non riesco ancora a vedere cosa Alina sta cercando di scavare. Volare, cantare, nel blu, dipinto nel blu. Da quanto tempo abbiamo quest'albero? Ok. Volare, cantare, volare, Ragazzi, guardate, Alina ha tirato fuori una specie di scatola. Significa che io vi avevo detto la verità. Cantare, nel blu, dipinto nel blu. Ok, cosa c'è in quella scatola? Alina sta ovviamente nascondendo qualcosa. Nessuno lo saprà, quindi così non me lo dimentico. Mi dimentico sempre dov'è. Guardate, sta iniziando a fare una specie di pupazzo di neve. Sembra che voglia segnare il luogo in cui nasconde il suo segreto. Questo segreto deve morire con me. In che senso? Il segreto morirà con lei. Io non voglio che Alina muoia. Nessuno, nemmeno Arshniff lo saprà. Ragazzi, io non so come, ma io e voi dobbiamo comunque capire cosa Alina vuole nasconderci. Va bene, farò un pupazzo di neve più o meno decente. Costruire di nuovo tutto. Hop hop, lei 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 lei, hop lei lei. Ragazzi, c'è Jeff laggiù. Quello è sicuramente Jeff. Jeff l'assassino è nel nostro giardino in questo momento. Accidenti, non posso dire ad Alina che io sono qui. Lei si accorgerebbe che la sto osservando. Dobbiamo distrarre Jeff in qualche modo. Mi è venuta un'idea. Ragazzi, ora dobbiamo scegliere la posizione migliore per la mia manovra. Così potrò neutralizzare Jeff, almeno per un po'. Mi sposto un po' di lato, ok, va bene. Ragazzi, vi lancio questa palla di neve qui. Guardatela, fredda, fredda come il ghiaccio. Sì, Alina è al sicuro ora. Mentre Jeff è distratto, preparo il prossimo trucco per neutralizzare completamente Jeff una volta per tutte. Ora va meglio, è quasi perfetto. Devo conservare questo costume per le prossime occasioni, perché è davvero figo. Ora aspettate qui, 2 secondi, torno subito.
Ok, guardate cosa ho trovato. Cavolo, Jeff è quasi di nuovo con noi. Devo essere sincero, oggi volevo fare uno scherzo ad Alina, ma visto che abbiamo quello che abbiamo, dovrò fare uno scherzo a Jeff. E per fortuna sono pronto. Guardate, non è un normale soffiafoglie. Ho in mano un soffiafoglie a cui è attaccato un rullo per la pittura murale. E al rullo è attaccato un rotolo di carta igienica. Quando lo attaccherò, Jeff sarà ricoperto da questa carta igienica come da una ragnatela. E poi sarà sicuramente neutralizzato. Beh, come minimo sarà sicuramente imbarazzato. Ok, andiamo. Ehi, Jeff, ciao! Non ti aspettavi di incontrarmi, vero? Ecco uno scherzo per te! Diamine, ho finito la carta! Ehi, Jeff, prova a prendermi allora! Dai, seguimi, Jeff! Ragazzi, finora Jeff non è stato completamente neutralizzato, ma io ho sempre un asso nella manica. Guardate, io per Natale... ho conservato della schiuma di carnevale nella seconda macchina. Non è una grande festa in questo momento, ma sarà sicuramente utile. E con essa potrò fermare Jeff almeno per un po'. Ecco perché non ho paura di Jeff. Allora Jeff, prendi questo. Forza così. Accidenti, è finito. Ok ragazzi, credo che ora dovrò confessare ad Alina che l'ho osservata tutto questo tempo, per avvertirla che Jeff l'assassino si aggira nel nostro giardino. Alina, ascolta, io... Cosa? Più forte! Togliti le cuffie! Senti, il fatto è che io ti ho seguito. Cosa? Perché mi stavi seguendo? Mettila via questa, non ha importanza. Siete solo tu e la scatola che stavi cercando di nascondermi. Ero davvero curioso. Sotto la mia scatola, ragazzi. Cosa volete da me? Perché mi stai seguendo? Jeff, l'assassino è proprio dietro di noi. E questa è l'unica cosa che dovrebbe interessarci in questo momento. Ascolta, ci penso io. Sei sicura che sia il momento giusto per usare quest'arma? Ah! Forza, alzati, scappiamo, forza! Andiamo! Il telefono, ragazzi! Scappiamo! Jeff, vai via! Alina, dai, raggiungimi! Guardiamolo dalla finestra! Hai chiuso la porta laggiù? Sì! Ho chiuso tutte le porte qui, così Jeff non entrerà in casa nostra per almeno mezz'ora. Cos'è questa scatola che hai seppellito e poi disotterrato? Cosa stai cercando di nascondermi? Senti, non è il momento giusto per chiedermelo, non farmi arrabbiare. Ti dispiace? Perché mi stavi seguendo? Mi dispiace, Alina, scusami. Hai anche rotto una sedia. Era già rotta prima che io arrivassi. È stato Harry, era troppo pesante per quella sedia. Non mi dirai niente della scatola, vero? Oh cavolo, non è il momento. Prima dobbiamo cacciare questo tizio. Un giorno io scoprirò cosa ci stai nascondendo. Mi sembra che questo Jeff debba essere tenuto d'occhio molto da vicino. Non voglio che faccia qualcosa di brutto. Riesci a vedere qualcosa? Sono piccolo e non vedo niente. Guarda, non riesco a vedere niente da qui. Ma non credo che dovremmo perderlo di vista. Quindi lanciamo il drone e osserviamolo dall'alto. Sembra una buona idea, ha un drone? Io ho sempre un drone con me. È sempre pronto a decollare. È pronto ad alzarsi in qualsiasi momento. Lancia il drone, lanciatelo. Sto decollando. Riesco già a vedere Jeff. Sta camminando nel nostro cortile. Ovviamente sta cercando di entrare, guarda. Perché sta curiosando? Oh, e se trovasse la mia scatola? Dimentica la scatola, chiaro? E cosa c'è nella scatola? Lascia perdere, dai, guarda, controlla, sta cercando allora, qualcosa. Ha individuato il drone, guarda, sta cercando di abbatterlo. È come una scimmia. Non c'è problema, non ci riuscirà comunque. Abbiamo un drone potente. Ok, Jeff sta cercando di trovare qualcosa. Perché si sta piegando così? Beh, sta cercando qualcosa. Probabilmente la tua scatola, quella che ci stai nascondendo, Alina. Forse dovresti dargliela. Dagli quello che sta cercando. No, ho promesso a me stessa che sarebbe morta con me. Tu non devi morire affatto. Dobbiamo cacciare questo Jeff dal nostro giardino il prima possibile. Ok, guarda, cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Oh cavolo. Ragazzi, sta tirando palle di neve proprio contro casa nostra. Ma è matto! Cosa sta... Oh, di nuovo! Cosa sta facendo? Oh, di nuovo! Oh, una buona mira. Senti, mi fa arrabbiare. Sai cosa dovremmo fare? Facciamole uno scherzo.
scherzo. Senti, è una buonissima idea. Allora inventati un bello scherzo e fagliela pagare cara. E fai in modo che non entri, almeno finché lo scherzo non è pronto. Lo osserverò con attenzione. Ok ragazzi, il mio compito principale è non perdere di vista Jeff. Ok, penso di potercela fare. Ma sapete qual è la cosa più bella di casa nostra? C'è una sola entrata principale ed è al piano di sotto. E dato che l'ho chiusa a chiave, Jeff non potrà mai accedervi facilmente, a meno che non salti sul balcone. Ma questo richiederebbe un doppio salto, ma non sono sicuro che Jeff sia ancora in grado di farlo. Ragazzi, siete già qui? Beh, ho un'idea geniale. In realtà l'ho presa in prestito un po' da un mio lontano parente che è appena uscito dalla prigione. Pensate, loro fanno scherzi ai loro parenti e amici in questo modo. È così che mettono alla prova la loro lealtà e quant'altro. Avremo bisogno di qualcosa, ragazzi. Ok, ecco, ci serve questa enorme siringa. Non per fare iniezioni e non faremo un'iniezione a Jeff. È per lo scherzo e ci servirà anche del nastro adesivo. Come facciamo a fare questo prank? Lo riempiamo d'acqua, mettiamo la siringa così e lo attacchiamo al cassetto. E quando Jeff vedrà questo cassetto aperto vorrà sicuramente chiuderlo, perché Jeff è un tipo davvero ordinato, anche se non diresti mai, visto che i suoi vestiti sono piuttosto sporchi. Siamo stati a casa sua, abbiamo girato questo filmato e a casa sua è pulitissima. Nemmeno il mio appartamento è così pulito. Ah, in ogni modo ragazzi, vorrà comunque chiudere quel cassetto. E quando lo chiuderà, l'acqua della siringa finirà sui suoi pantaloni. Ora lo attacchiamo per bene, poi chiamo William Bruno. Ragazzi, mentre la riempivo d'acqua mi sono ricordata di un fatto. Gli esseri umani sono composti per il 60% d'acqua. E quando un essere umano perde una quantità d'acqua inferiore al 60%, allora inizia a sentirsi molto male, deprimersi e a stare malissimo. Sapete cosa rende Bruno depresso? Quando il numero di spettatori non iscritti al canale supera il 60%. Inoltre diventa molto pigro, non vuole girare nulla, non gli viene nemmeno un'idea. Questo mi fa arrabbiare, non so come la pensi lui, ma credo che per Bruno il pubblico sia come l'acqua per gli esseri umani. Non può vivere senza di voi. La sua forza vitale dipende dagli iscritti a questo canale. Quindi iscriviti al canale in modo che il numero di spettatori iscritti al canale raggiunga il 100%. Questo renderà Bruno forte e potente e allora girerà 10 video al giorno. Ecco, fatto, perfetto, 100 ml, ne tagliamo un pezzo e lo attacchiamo qui. Ecco, fatto ragazzi, il nostro scherzo è pronto e ora devo scappare. Dobbiamo pulire tutto per non lasciare tracce. Oh cavolo ragazzi, il mio drone è quasi morto. Ora ragazzi, farò atterrare questo drone e poi passeremo al nostro piano. Scherzo. Scherzo. Lo scherzo è pronto, forza. Ottimo, adesso devo far atterrare il mio drone. Ragazzi, nessuno dovrà mai scoprire il mio segreto. Ok, l'ho preso al primo tentativo. Ascolta, perché il mio scherzo funzioni devi cercare di attirare Jeff proprio in cucina. Tu sei il formaggio della mia trappola per i topi e la trappola per il topi è il mio prank in cucina. Quindi verrò intrappolato insieme a Jeff. Cosa hai in mente? Beh, facciamolo uno scherzo e poi vediamo cosa succede. Andiamo, andiamo, andiamo. Ragazzi, spero che questo non sia l'ultimo video che io giro. Ascolta, nel frattempo va a mettere in atto il mio super piano. Tornerò da te con un secondo piano tra un attimo. Spero che sappia davvero che cosa sta facendo, perché far entrare Jeff in casa nostra è una mossa serissima. Mi fido di Alina, quindi Jeff, ti faccio entrare subito. Ragazzi, ho inventato un nuovo scherzo e l'ho preparato in anticipo, in realtà. Ok, è in questa stanza. Ragazzi, andiamo in questa stanza. Sapevo che Jeff sarebbe tornato da noi prima o poi. È pazzo! Quindi ho ora lo scherzo che lo aspetta. Per questo avremo bisogno di questa scatola enorme rossa, in modo che Jeff la noti sicuramente. Non appena entrerà in questa stanza noterà sicuramente la sua foto cancellata. E più c'è scritto non per Jeff, nel caso in cui Jeff abbia imparato a leggere. E come un'opzione in più, nel caso in cui sappia leggere, l'unica cosa che conta è che si interessi a questa scatola e la attiri. David, c'è un buco.
buco, e il buco è per qualcosa che gli cadrà addosso. Che cosa sarà? Ve lo faccio vedere. Qui ci sono dei coriandoli, li metterò tutti nella scandola e quando la tirerà gli cadranno addosso e lui penserà: ah, beh, comunque sarà divertente, dobbiamo solo lasciare la telecamera qui. Oh, lo mettiamo qui, proprio qui. Ops, oh, oh. Ora rimettiamolo a posto e speriamo che il mio piano funzioni. Beh, deve funzionare, sono io il cervello qui. Bene, vado a vedere come sta lì Bruno. Ragazzi, Jeff è proprio fuori dalla finestra ed è qui ovviamente non per fare quattro chiacchiere. Ok, spero che Alina sappia davvero cosa sta facendo. Ehi Jeff, ecco, entra. Oh cavolo. Sì, vieni qui Jeff, seguimi Jeff. Questo ti terrà occupato per un po'. Forza, oh diavolo, ecco, seguimi. Oh cavolo. Qui intorno Alina ha preparato uno scherzo da qualche parte. Ma cavolo, non mi ha mai detto cosa ha preparato. Ah, io credo di saperlo. I parenti di Alina mi hanno sempre fatto scherzi del genere. Hanno degli scherzi tutti loro. Allora Jeff, sei pronto per passare il controllo? Ha funzionato! Li troverò! Oh cavolo, Alina, lo scherzo ha funzionato! Lo sapevo, ha funzionato 100 anni fa e funziona anche adesso. È questo che ti ha insegnato la tua bisnonna? E cosa facciamo adesso? È di sotto ed è arrabbiatissimo! Senti, anche se il mio secondo scherzo è pronto, suggerisco di chiamare la polizia e fare un altro paio di scherzi prima che arrivino, così lo arrestino e basta. Senti, ma perché non ci eravamo arrivati prima? La polizia normalmente esiste per questo, per arrestare i criminali. Senti, lo sai che bisogna chiamare la polizia? Sì, certo. Grazie. Salve, polizia! Siamo di fronte a una situazione d'emergenza. Jeff l'assassino in persona in questo momento è a casa nostra. Silenzio. Sì, è al piano sotto di noi in questo momento. Gli stiamo facendo uno scherzo in questo momento e stiamo tenendo duro. Ma abbiamo bisogno davvero del vostro aiuto, così potremo finalmente metterlo in prigione. Sì, usate il mio indirizzo IP per scoprire la nostra posizione. Non voglio dare il nostro indirizzo per evitare che Jeff lo dica agli altri. Va bene, stiamo aspettando. Ascolta, suggerisco di nasconderci per il momento. È meglio il primo piano, quindi muoviti, forza. Hanno detto che saranno qui fra 10 minuti. Arrivano sempre in fretta, dai, su, lo so. Perché mi dici questo? Buono, dai, vai mentre lui non c'è. Oh cavolo. Ok, andiamocene! Ah, cavolo! Ok! Ragazzi, per fortuna che ho avuto il tempo di nascondermi! Comunque devo andarmene da qui, perché Jeff arriverà da un momento all'altro e mi troverà! Ok, mentre Jeff è distratto, cercherò di uscire da questa stanza. Scappiamo! Oh mio Dio! Sei andato! Jeff non era stupido! Cos'è quella cosa laggiù? Pietà, togli Jeff! La prendo! Cos'è quello? Cos'è questo? È finita! Mi ha fatto arrabbiare ancora di più! Bruno, ma qual è il piano adesso? Beh, c'è sempre un piano! L'importante è non farsi scoprire! Ok, Alina, nel frigorifero c'era uno scherzetto che io volevo fare a te oggi, ma è una fortuna che c'è. Per la prima volta in vita mia sono contenta che ci sia Jeff qui. Tutti gli scherzi dedicati a me saranno finalmente fatti a lui, che bello. Qual è lo scherzo? Mostratemelo. Guarda, ho una bottiglia di ketchup. Quale ketchup? Non mi piace nemmeno il ketchup. Tu volevi farmi uno scherzo con quello? Non è un ketchup come gli altri. Comunque, adesso Jeff arriva in cucina e lo vedrai. Ti assicuro che è uno scherzo da paura. Sono sicura che la polizia sta arrivando.
per questo dobbiamo far uscire Jeff in qualche modo, portarlo nel nostro cortile. E questo lo faremo molto facilmente, con l'aiuto di un drone. Lo faremo decollare dalla strada. Jeff penserà che siamo lì e si metterà ad inseguirlo. Ora dobbiamo solo uscire di qui e distrarre Jeff. Guarda Bruno, sta arrivando. Prendi questo, Jeff. Andiamo, andiamo, Alina, forza, corri. Maledetti burloni. Dove diavolo sono? Credo siano fuori. L'abbiamo preso. E ora correrà fuori e i poliziotti saranno lì a dargli un caloroso benvenuto. Per ora teniamo d'occhio Jeff. Dove diavolo è? Dov'è? Aspetta, cavolo. aspetta, guarda. È fuori, è fuori. Sì? Pensa che siamo davvero là fuori. Vede il drone. Guarda, ora sta cercando di prenderlo. Quindi ora cercherò di fare una ripresa migliore di lui. Così ci sarà un filmato per la polizia. Ok, avviciniamoci un po'. La cosa importante è che non faccia cadere il nostro drone, perché sarebbe davvero brutto. Forse la polizia è già arrivata, vediamo. In effetti, sembra che ci siano delle luci di polizia e una sirena. Guarda, guarda, una squadra di due persone. Non credo proprio che vinceranno. Guarda, quelli sono poliziotti veri. Stanno venendo a casa nostra. Perché sono in due? Pensano di potercela fare solo i migliori agenti. Guarda, questi due sono probabilmente i migliori agenti dell'Interpol di tutti i tempi. Guarda, è come un'operazione speciale. Si stanno dando dei segnali. Si usano i gesti. Sono davvero molto bravi nelle operazioni di polizia. Stanno per essere presi. Oh no, sono bravi. Uno si muove come un granchio. Questi poliziotti sono davvero professionisti. Guardate, lo stanno circondando. Lo stanno circondando. Fantastico, è la prima volta che vedo un vero intervento della polizia in vita mia, ragazzi. Guarda, guarda, guarda. Lo stanno circondando, lo stanno arrestando. Sì, urla a terra subito. Wow, gli è caduto il coltello, che furbo. Questi poliziotti sono professionisti. Gli sono caduti gli occhiali, ma non fa niente. Tutti facciamo degli errori. Jeff trema di paura. Mette le mani dietro la schiena, professionista. Sì, lo stanno arrestando in questo momento. Probabilmente gli diranno è il diritto di parlare. Vuoi rimanere in silenzio? Sì, è quello che dicono di solito i poliziotti. Un poliziotto ha preso il coltello di Jeff. Sta prendendo le prove, lo stanno portando via. Bene, guardate, lo stanno portando via. Stanotte Jeff l'assassino passerà finalmente la notte alla stazione di polizia e passerà il resto della sua vita dietro le sbarre. E tu mostrami la scatola. Cosa c'è dentro la scatola? Non ti dirò mai in vita mia, capisci? A meno che gli iscritti non ci mettano 100.000 like. Quindi c'è ancora una possibilità che tu ci dica cosa ci stai nascondendo? È un segreto intimo da donna, un segreto di portata universale. E allora non voglio dirlo a nessuno. Le ragazze hanno sempre dei segreti. Ragazzi, cerchiamo di mettere insieme 100.000 like per scoprire cosa nasconde Alina. Lei ci dice che per 100.000 like rivelerà tutto. Beh, sono sicura che i ragazzi non vogliono conoscere il mio segreto, quindi non ci daranno 100.000 like. Beh, se all'improvviso dovesse accadere un evento mistico del genere, allora è ovvio. Allora dirò il mio segreto, lo prometto, lo giuro. Amico, ok. Una promessa.